Che immagine, cara Giorgia, questa del salmone. Purtroppo non ho avuto il privilegio di poterlo assaggiare accanto a te, perché ho un privilegio diverso questa mattina. Non vi nascondo che condurrò questo spazio con un poco stupore, perché il nostro ospite, solitamente per la sua storia professionale e personale, mastica di politica da sempre. È un eurodeputato della Lega Nord che ha condiviso e ha in qualche modo seguito, guidato in questi anni delle battaglie anche molto discutibili che hanno fatto parlare l'opinione pubblica, ma questa mattina ha scelto una mattina estate per parlarci di un argomento molto singolare. Gran parte di voi, anche noi, non sappiamo se gli UFO esistano oppure no, eppure una cosa la sappiamo con certezza: molti paesi mantengono il segreto di Stato sugli avvistamenti degli UFO. Perché? Un eurodeputato, appunto, della Lega Nord, molto conosciuto, Mario Borghezio, ha deciso di fare una battaglia in seno al Parlamento europeo affinché gli Stati europei eliminino questo segreto di Stato. Ne parliamo proprio con lui. Buongiorno onorevole, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e grazie a voi e buona Padania a tutti. Bene, buona Padania a tutti, francamente è un saluto singolare su questa rete, però noi sappiamo che è nel suo stile e lo ospitiamo. Mi dica, Borghezio, dicevo, con stupore conduco questo spazio, perché evidentemente parlare degli UFO alle 10:10 del mattino con un eurodeputato della Lega Nord, francamente, fa parte di quella televisione, diciamo, surreale, che però in qualche modo forse ci farà fare anche degli ascolti. Ma intanto io devo dire con umiltà che la mia iniziativa tende a proseguire quella di un grande precedente, quello analoga iniziativa prese una quindicina di anni fa il premio Nobel della fisica, il professor Tullio Regge, che voglio salutare. Io con molta umiltà ho ritenuto di dover proseguire questa iniziativa chiedendo al Parlamento europeo, appunto, di chiedere agli Stati membri di togliere questa censura che oggi, alla fine della guerra fredda, è incomprensibile. Andiamo per ordine, però, perché vorrei far capire ai telespettatori, diciamo, la buona fede di questa sua battaglia. Prima di approfondire la sua battaglia proprio contro il segreto di Stato in materia di UFO, vorrei farle una domanda che magari tutti i telespettatori stanno facendo da casa. Ma lei ci crede alla presenza degli UFO? Io ero molto scettico e man mano però che seguendo questa tematica approfondisco la conoscenza, la vasta bibliografia sull'argomento, anche su internet, molta documentazione, mi convinco di alcuni fatti inoppugnabili. È inoppugnabile che dal 1947, quando vi fu una serie di avvistamenti, guarda caso nelle zone degli esperimenti e degli studi sull'atomica negli Stati Uniti, l'esercito statunitense decise, sicuramente con l'approvazione del presidente di allora, Eisenhower, di porre un segreto che dura tuttora. E poi per il fatto che molte di queste testimonianze vengono da persone attendibili come piloti d'aereo. Ecco, ma come mai molti stati, non solo europei, mantengono in vigore il segreto di Stato sugli avvistamenti degli UFO? Io non saprei darle una risposta sicura, ci sono molte tesi in proposito e io penso che inizialmente fosse una ragione legata alla rivalità, alla contrapposizione fra i blocchi, quindi ciascuno voleva tenersi per sé i propri dati. Oggi questa realtà non è più difendibile, soprattutto l'Europa, che a mio avviso deve avere una sua politica spaziale, farebbe bene a dotarsi, come io chiedo, di un osservatorio, come devo dire profeticamente aveva già chiesto. Mi permetta una domanda legittima, Borghezio, per grande rispetto del pubblico che ci guarda da casa. Evidentemente il partito a cui lei appartiene, la Lega Nord, si è contraddistinto negli anni, al di là, diciamo, di qualsiasi fosse la confessione politica di chi in questo momento è collegato con Rai 1, per temi, diciamo, molto concreti, molto vicini ai problemi dei cittadini. Non le sembra francamente singolare, in una situazione politica molto vivace in questa estate, porre la questione del segreto di Stato sugli UFO agli italiani? Beh, io l'ho posta prima dell'estate e in ogni caso la Lega e io abbiamo sempre combattuto battaglie per la trasparenza e non si vede perché paesi democratici come quelli di 27 dell'Unione Europea debbano tenere il segreto sugli avvistamenti che autorità civili, militari hanno e singoli cittadini hanno svolto su questo argomento, anche perché mi risulta che gli scienziati invece chiedano
come chiedo io, di poter avere a disposizione questi elementi. Abbiamo in collegamento telefonico l'astrofisico Massimo Teodorani, che ringrazio per essere con noi. Professor Teodorani, in qualità di astrofisico, si sente di escludere la presenza degli UFO? Salve, no, direi proprio di no, però c'è da fare un discorso molto chiaro su questo punto, un discorso selettivo, e cioè che per fare uno studio serio di queste cose occorre operare come il cercatore di pepite d'oro opera in mezzo alle pietre di un fiume. Solamente una pepita su 100, diciamo 200 pietre è una vera pepita d'oro, quindi bisogna saper raccogliere le cose che contano veramente, perché devo premetterlo, noi la maggior difficoltà in questo campo è quella di distinguere il segnale dal rumore, e in mezzo a queste cose c'è tantissimo rumore causato sia da errate interpretazioni di fenomeni noti, astronomici o che altro, oppure di vere e proprie bufale che negli ultimi tempi sono aumentate esponenzialmente anche grazie a una sconsiderata, diciamo, politica permissiva su internet, che permette a chiunque di mettere sciocchezze che possono creare effetti devastanti sulla gente. Ecco, Teodorani, grazie per questo collegamento, è stato molto chiaro nel suo contributo, molto veloce, ma io non posso non chiedere a Borghezio un'ultima domanda. Secondo lei ci sono notizie sconvolgenti negli archivi segreti degli stati a proposito degli UFO? Secondo me ci sono notizie talmente interessanti che gli stati, o almeno alcuni stati, gelosamente hanno preferito tenerseli. Questo è un buon motivo per andarci a mettere il naso e soprattutto per, come diceva il professore Teodorani, dare la possibilità a chi è del mestiere, agli scienziati, di utilizzarne tutti gli elementi per il progresso della scienza, che è anche il progresso dell'umanità. E poi per un principio che l'Europa dovrebbe aver caro, quello della trasparenza, quindi basta con le censure di Stato su questi argomenti e anche su altri. Onorevole Borghezio, come il Parlamento europeo ha reagito alla sua proposta in 20 secondi? Molto bene, molta attenzione soprattutto da parte dei parlamentari dell'Est, e io spero che anche molti parlamentari italiani si aggiungano alla mia battaglia. Senta Borghezio, lei è ospite questa mattina di Uno Mattina Estate, sì. Un programma che è sull'attualità, che approfondisce grandi temi, in collaborazione con la rete del TG1, sì. Che si occupa anche, diciamo così, di cose simpatiche, di costume. Lei il basso l'ha mai suonato? Io non sono capace a suonare strumenti, però amo molto la musica. Che musica ascolta Borghezio? Un po' di tutto, mi piace molto la musica classica, ma adoro anche la musica moderna. C'è un cantautore italiano che lei apprezza? Che sia Padano magari? Non Padano, Brassens, che per me è un mito, e in Italia forse De André, un poeta della canzone. Ragazzi, è la prima volta che sento l'onorevole Borghezio. Beh, lui era un anarchico di sinistra, Fabrizio... io sono un anarchico di destra, quindi c'è una certa Borghezio ascolta De André, questa mi pare l'unica notizia di questa mattina. Io la ringrazio per la sua partecipazione e do la linea a Giorgia Luzzi. Grazie, siamo qui appunto con il basso e